a partire dall'anno 2012 interventi annuali di tutela del patrimonio arboreo locale, ponendo particolare attenzione all'azione di monitoraggio, specificatamente finalizzati ad arginare e rallentare la distruzione delle palme ad opera del punteruolo rosso, oltre a sostituire gradualmente le palme attaccate e non recuperabili con essenze arboree diverse. Perché abbiamo proposto noi del Movimento 5 Stelle questo emendamento? Perché ovviamente la situazione delle palme, noi l'avevamo già sottolineato in sede di consiglio di approvazione del bilancio, la situazione delle palme è piuttosto grave. Dai dati che ho avuto gentilmente dall'ufficio Parchi e Giardini, viene fuori che il problema delle palme attaccate, cioè il numero, scusate, delle palme attaccate sta crescendo a livelli esponenziali. Basta pensare che, vi do i dati quelli del 2010-2011, nel 2010 130 palme, nel 2011 400. E vediamo che c'è una crescita esponenziale, considerando che sono le palme di San Benedetto sono circa, dal numero sempre che mi ha dato l'ufficio, 8756. Ci vuole poco a fare i calcoli che nel giro di qualche anno è probabile che c'è il fortissimo rischio di rimanere senza, quindi lascio immaginare il paesaggio spettrale che si potrebbe presentare in questa città. Ma il danno non è solamente di immagine e del turismo, ma è anche per le casse comunali. Perché immaginiamo l'enorme spesa di smaltimento delle piante morte, che comunque è un rifiuto speciale, quindi c'è un danno economico anche da questo punto di vista non indifferente. E poi per ultimo, però secondo me non da meno, è anche il danno emozionale, cioè anche noi cittadini stessi, perché non è solo per i turisti, ma per tutti quelli che sono sanbenedettesi, cioè vedere un paesaggio del genere penso che anche emotivamente colpisca. Ci tengo a questo emendamento perché riscontro che da parte di questa amministrazione non riesco ancora a vedere un grande interesse a questo problema. Forse manca una visione un po' di prospettiva di quello che sarà il futuro di questa città senza le palme. Quindi quello che chiedo è anche che una parte degli introiti di questa imposta siano destinati anche alla lotta al punteruolo rosso dal punto di vista del monitoraggio, cioè avere un monitoraggio che possa in qualche modo ovviamente non fermare il punteruolo, perché al momento sappiamo non ci sono soluzioni definitive, ma quantomeno rallentare l'avanzamento di questa malattia delle piante. E quindi ricordo anche che questa iniziativa è stata pienamente accettata e condivisa anche dall'Associazione Albergatori di Riviera delle Palme, con cui io personalmente ho discusso proprio con il Presidente Sorge, che ha approvato questa nostra idea. Grazie. Grazie consigliera Ferritto.